Ciao ragazzi, mangio questo torto di mele perché mi devo addolcire perché sennò sfascio tutto dopo questa partita. Buonasera gialli. Allora, io non so da dove partire da questa cazzo di partita qua. Allora, Pisa batte Modena 4-2, gol al 19esimo di primo tempo di Bonfanti, gol poi al 48esimo di Gliozzi su rigore, gol poi al 74esimo di Torregrossa, al 82esimo di Masucci che ha 150 anni, me lo ricordo ancora, Masucci che giocava a Sassuolo, gol all'84esimo di Magnino e gol al 99esimo su calcio di rigore di Torregrossa. Allora, partiamo ad analizzarla, però cerco di ragionarla in maniera lucida perché è una partita c'è cioè da TSO, cioè l'arbitro secondo me era un che so, Topo Gigio e Avar aveva Chip e Chop e poi non so chi altri perché è una roba assurda questa partita qua. Però partiamo con calma, il Modena parte discretamente bene, gol al 19esimo di Bonfanti che sblocca il risultato, sono contento per Nicolas che è tornato alla rete e poi dopo inizia questo tourbillon, questa cosa qua, cioè questo film che ci guardiamo tutti quanti. Calcio di rigore al 48esimo, poi tra parentesi comunque il Pisa si vedeva che ci metteva la grinta, ci metteva la voglia, volevano pareggiarla, volevano giustamente risollevare la classifica perché sono in fondo alla classifica campionato, quindi giustamente loro hanno fatto la loro partita. Però andiamo agli episodi. Al 48esimo calcio di rigore per il Pisa. Coppolaro, sì, da qui che... Poi io ho visto un replay del VAR, cioè di solito c'erano 75 replay, io ho visto solo forse due replay, se andava bene, che la toccava zona petto, a me mi sembrava più petto che braccio, onestamente, però cioè, io guardo il VAR ci sono 300 persone in una sala VAR, sapranno giudicare che è un calcio di rigore sì o no, quindi vabbè, guardiamo, è rigore. Batte calcio di rigore, lo sbaglia, Gagno ha fatto una super parata, però è anche vero che quel cazzone di Gagno, invece di stare sulla linea, doveva stare, aveva un piede fuori, tutti i due piedi fuori, non mi ricordo, e il rigore era giustamente da ripetere. Poi uno può contestare, ma quante volte capita, tutto quanto, però da regolamento bisognava ripeterlo e segno il gol di pareggio. Andiamo sugli spogliatoi 1-1 e lì dico... Vabbè, è stato un episodio un po' così, però ci può anche stare il pareggio a Pisa. Io non avrei detto che se andavamo a Pisa non dovevamo per forza andare a vincere con 4 gol. No, va bene, anche il pareggio. Poi il secondo tempo, l'apoteosi. C'è la roba che cioè, non esiste, una roba assurda. Partiamo. Allora, gol 2-2-1 sul calcio d'angolo di Torregrossa, che tra parentesi, è un bel giocatore, cioè non c'è nulla da dire, è proprio un attaccante di categoria A, ci sa fare, insomma, per me è un buon attaccante. Poi calcio d'angolo, la prendono di mano lui e Coppolaro, insomma, poi Torregrossa segna da calcio d'angolo e gli danno il gol del 2-1. E lì, io non lo so se è più mano, cioè se è mano di Coppolaro... o mano di quell'altro, di Torregrossa, io onestamente per stare o mano di quello o mano di quell'altro me ne stavo zitto, non davo gol, andavo avanti, fischiavo il fallo normale perché un fallo di mano c'era, però l'arbitro ha visto che Coppolaro, da VAR ovviamente, sempre da VAR che là c'erano Chip e Chop, da VAR ha detto no, la toccata di mano Coppolaro e quindi gli diamo il vantaggio ad ogni modo e gol del Pisa. E lì cioè, non è un episodio chiaro, ma andiamo avanti. Poi fanno il gol del 3-2 loro e lì comunque la difesa è stata cioè Coppolaro lì ha fatto il marrone perché non doveva tenere in gioco Masucci, dovevi salire un po' di più e Torregrossa poi non doveva cioè, la passava ma era in fuorigioco Masucci, che abbiamo fatto fare gol a uno che ha 150 anni, cioè a Iocapema, ma cioè, Coppolaro anche te, però vabbè. Gol 3-2, poi dopo la riapriamo magicamente perché nel secondo tempo non siamo stati così tanto offensivi,
cioè anche noi ci abbiamo messo del nostro, ovviamente, però hanno, cioè, fischia un altro rigore. Ah, tra parentesi, Torregrossa appena era entrato in campo fa fallo e si becca il cartellino giallo, prima ammonizione, appena subito entrato in campo. Poi dopo dà un altro calcio di rigore per il Pisa, Torregrossa ha fatto la furbata, giustamente, a me è un attaccante di categoria, Silvestri sembra che lo prenda, ma è stato furbo anche Silvestri, ha tolto via la mano quasi all'ultimo, e non è rigore quello, infatti lui, giustamente l'arbitro, assegna il calcio di rigore, poi si va a correggere, va. Ma se vai a togliere il calcio di rigore, ma perché non dai la seconda ammonizione a Torregrossa, che giocano in 10, Torregrossa poi dopo non fa gol alla fine? Birichino di un arbitro, ma te devi darlo il secondo giallo, mannaggia la non mi far dire niente, guarda. Poi dopo andiamo avanti. Poi dopo c'è un altro calcio di rigore, perché? Perché al 99esimo, a parte il fatto che abbiamo aspettato 40 anni per vedere se al 99esimo la linea, cioè se Torregrossa era regolare oppure no all'interno della linea di difesa, io a onore del vero l'avevo valutato subito che era regolare, che Ucadda lo teneva in campo Torregrossa su quella linea lì, poi è andato avanti Torregrossa, si è allungato il pallone, Gagno gli ha fatto il fallo ed è giustamente calcio di rigore. Però abbiamo aspettato due minuti e mezzo, una cosa del genere, per capire che quello era in linea. Cioè, non si può tenere una partita fino al 99esimo. Mannaggia di quella pupazza, c'è arbitro, ma non si può fare una partita del genere. Poi, e l'arbitro lì per me non ha avuto la personalità di Topo Gigio. Lui lo mette a fare Topo Gigio e lo fa bene, perché non ha personalità un arbitro del genere, non si può arbitrare in questa maniera. Cioè, il primo rigore, dai, era più no che sì, onestamente, era troppo più petto che braccio, cioè, erano lì a 20-40 centimetri, cioè, non lo puoi dare un calcio di rigore così. Poi dopo c'è la roba sulla bandierina, mano di Torregrossa, mano di Copolaro, dai, non si può, ma non si può. Poi lì sulla ridare la munizione un'altra volta, mannaggia a te. Poi dopo alla fine 99esimo ci può stare, anche se abbiamo aspettato troppo. Ma veniamo all'aspetto del Modena, perché è vero che l'arbitro è stato un po' un Topo Gigio, però noi siamo stati anche un po' dei cazzari, perché al primo tempo abbiamo anche giocato abbastanza bene. L'1-1, pur noi abbiamo avuto un'occasione con Bonfanti che l'ha concretizzata, un'altra occasione con Azzi che lì era partito, mi sembrava di vedere anche il vecchio Azzi, ha sbagliata, ci sta, loro non hanno fatto dei gran tiri in porta nel primo tempo, hanno fatto quel calcio di rigore. Nel secondo tempo io non ho capito perché Tessera ha tolto via Bonfanti nel secondo tempo, l'avrei anche lasciato, era l'unico attaccante, perché poi Falcinelli nel secondo tempo non è che ha fatto delle meraviglie lì in avanti da solo, e purtroppo abbiamo visto anche un po' l'assenza di Diop. Però nel primo tempo io avevo detto, gioco Bonfanti, io me l'aspettavo, il golettino l'ha fatto, non ho rimpianto tanto Diop, ma nel secondo tempo Diop io l'ho rimpianto, perché Falcinelli è stato lì davanti e non era un granché, onestamente, ragazzi, diciamocela poi la verità, in fondo Falcinelli davanti non ha fatto un granché, non ho capito perché ha tolto via Bonfanti da sé, ma va bene. In più ha messo su Marsura, e neanche partito discretamente bene Marsura, ma il gol del 3-2, tu hai perso una palla a centrocampo che la potevi dare. No, tu hai dovuto essere egoista, ti sei fatto fregare il pallone, loro sono andati avanti, Torregrossa ha difeso la palla perfettamente, ha servito Masucci che è andato a battere Gagno. Marsura, mannaggia di quella vacca, cioè tu non... Ma perché non passi il pallone? Devi sempre andare avanti a testa bassa come un cavallo da corsa. Cioè, devi passare quel pallone lì. Poi miracolosamente, oltretutto Tessera ha tolto via ancora un altro attaccante, ha tolto via Falcinelli per mettere su Duca. Io a quel punto ho pensato, dopo siamo un attimo corretto perché perdevamo anche con... perdevamo 3-2, ha cercato di spingere un po' di più, ha messo Ponzi per mettere Azzi più in avanti, ma noi non avevamo più punte lì davanti. Io ho detto, ma come la facciamo a pareggiare? Eravamo sul 3-1. Come facciamo a pareggiarla o quantomeno fare gol? Poi miracolosamente due minuti dopo al gol del 3-1 Magnino la riapre, che per me ha giocato veramente bene stavolta Magnino, e dopo
Cioè, io non potevamo, io dico, come facciamo a pareggiarla senza punte di davanti? Ma non potevamo pareggiarla. Però, sai, nel calcio, un calcio da fermo, una punizione, una giocata, può anche capitare. Però, ragazzi, ce l'abbiamo messo anche del nostro, sto giro, onestamente. Diamo, ok, l'arbitro ci ha messo tantissimo, ci ha messo il carico da 90, non lo metto in dubbio, però... Anche dei fuorigioco potevamo anche farlo bene quella volta lì. A me mi sono sembrati un po' troppo in difficoltà per Greffi e Silvestri a tenere nel primo tempo Gliozzi, perché Gliozzi è andato vicino con due o tre volte il colpo di testa e Torregrossa, ma Torregrossa è forte come giocatore. Ma vabbè, comunque anche noi, porca miseria, dobbiamo anche tenerli. Questi sono gli attaccanti di Serie B. Abbiamo preso 4 gol. Insomma, dai, un po' ci abbiamo messo anche del nostro. Cioè, è stata una partita, un po' ci ha messo secondo me anche di Tesser, perché Tesser non è che questa volta secondo me non l'ha letta perfettamente, e siamo stati un po' così, non, siamo andati a Pisa, veramente eravamo partiti anche bene nel primo tempo, la stavamo traghettando in una maniera giusta, nel secondo tempo siamo andati un po' fuori giri. Torniamo a casa con 0 punti, ma soprattutto per colpa di Topo Gigio. Allora, Topo Gigio va a fare i cartoni, non va a fare l'arbitro. E chiudo il video perché non voglio esagerare, perché veramente sono imbufalito stavolta. Non si può perdere una partita così. Dai, gialli!